Ciao a tutti, eccoci qui, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me il nostro Nicola Vizzardi, il nostro chef. Bene, oggi prepareremo integrale. Bella pasta integrale, quindi ricca di fibre. Fa bene alla salute, ancora di più. Sì. Con funghi, cardoncelli, pancetta, olive, pomodorini e poi amalgameremo tutto con un formaggio cremoso. Va bene? Va benissimo. Allora, gli ingredienti sono penne rigate integrali, cardoncelli, pancetta, olio extravergine di oliva, cipollotto, timo, olive denocciolate, pomodorini datterino e formaggio cremoso spalmabile. Partiamo con la base, no? La base della ricetta. Cipollotto. Ok, olio extravergine di oliva, sempre la base dei nostri piatti. Ecco qua. Mettiamo. Che rumore l'ha fatto, volemo. Nostro cipollotto. Pure a casa, lo sento così, quando cucino io mi ricordo che lo chef, mi piace sentire le tagliamo la pancetta. In questo caso l'abbiamo leggermente magra, anche perché ci sono tanti altri ingredienti che vanno a compensare il gusto, no? Sì, sì. Invece per gli altri piatti è preferibile averla un po' più grassa. Aggiungiamo la pancetta, armati della tua bacchetta magica. La bacchetta magica. Andiamo tagliare i nostri funghi. Una volta faccio io questo. Cardoncelli. Il fungo cardoncelli è veramente buono. Sì. Sì. A volte, dipende dal periodo, lo preferisco al porcino. Quindi, che a volte si è visto quando i porcini devono diventare un po'... Infatti tagliato così sembra che sono porcini. Sì. Ma poi è buono, rimane croccante. Sì, è vero. Bello tenace, quindi io li uso spesso questi pure. Sono profumati, non cacciano acqua, è quello pure, non tirano fuori acqua rispetto a un fungo che può essere il Peorotus, può essere lo champignon. Mettiamo un po' di calore in più, bisogno di calore in più. Ecco qua, puoi girare. Aggiungiamo qualche rametto di timo. Sì. Bene. Andiamo a salare. Il pepe non lo mettiamo perché comunque, voilà, comunque è un po' sporco la pancetta, visto quando viene messa a cucinare, no? Sì, a marinare. Sì. Aggiungiamo olive. E terminiamo con i nostri pomodorini. Aggiungiamo il datterino e poi a fine cottura ultimiamo. C'è chi ci mette la panna, volendo, panna fresca, panna in conservazione. A me piace mettere qualche cucchiaio di formaggio spalmabile per dare quella cremosità e anche quella parte un po' grassa che ti permette di avere la consistenza e un lungo sapore che ti rimane in bocca della pancetta e del fungo. Bene. Puoi girare e coprire, così si stufano un po'. Puliamo il nostro piano in Decton dai mille usi, io l'ho ribattezzato questo piano ormai. Tante volte che facciamo ricette qua sì che l'abbiamo battezzato. Sì, perché veramente puoi farci tutto. Apriamo la nostra pasta, facendo attenzione di poi riporla in modo giusto. Ecco qua. A posto. Giri subito, che è una pasta corta. Copriamo. Qua il profumo
Si sente già. Arrivando, sta finendo. È una salsa veloce, da 7-10 minuti, dipende un po' dal calore che riusciamo a dargli, o dal fuoco. Però tutto procede bene. Attendiamo la cottura della pasta e della salsa. Eccoci qua, siamo ritornati, la salsa è pronta, profumi ci sono, colori pure. La pasta cotta. È pronta, scolala sempre. Sempre, scoliamo bene. Bene, perché l'acqua in questo caso non ci interessa, perché ho lasciato il pomodino. Intanto io apro il formaggio cremoso spalmabile, che renderà tutto il piatto cremoso. Però non ce n'è più? No. Basta. Lasciamo un attimo insaporire qui. È bello. Il colore di questa pasta si unisce un po' al tema, alla pancetta, no? Al fungo. Io faccio pure a casa così, la chiamo la boscaiola. Boscaiola. Perché c'è il fungo, la pancetta, l'olive, metto i capperi. Capperi. L'origano. E c'è chi mette anche un po' di panna, in questo caso io. No, panna no. Però c'è chi la mette, noi mettiamo un po' di formaggio cremoso, è più delicato, no? Certo. Proviamo pure questa ricetta. Vediamo. È gustoso. Eccolo qua. Vediamo. Cioè. Passiamo a farlo sciogliere, vedi come si comincia ad amalgamare. Vero, sì, sì. A posto. Essendo la parte grassa ci permette di assaporare di più, no? I sapori del fungo. Andiamo ad impiattare. Pronti? Bene. C'è un profumo di questi funghi che ti prende. Ma i cartoncelli sono profumati. Ottimi. Perfetto. Il nostro primo è pronto. Vi aspettiamo numerosissimi alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.